Vi do il benvenuto caloroso nello stabilimento di Miralduolo. Siamo a Torgiano, nella verde Umbria, cuore verde d'Italia. Siamo in particolare nel magazzino robotizzato di Lissone Giordano. Do il benvenuto a Cecilia Berioli di Umbria Ensemble. Oggi è in realtà un giorno di festa perché inauguriamo qui, in questo luogo singolare, una rassegna musicale decisamente sui generis. Natural Genius, l'arte del fare, è un progetto, un pensiero sviluppato assieme a Cecilia, assieme a Umbria Ensemble, dedicato a un verbo capace di riconciliare, un verbo fondamentale che nelle varie lingue è molto sintetico ed è il verbo fare. Natural genius, queste due parole, ciò che fa la natura spontaneamente e il tocco aggiuntivo della genialità dell'uomo hanno lo stesso spirito, tornare a unire, a fondere insieme. E grazie Cecilia per aver condiviso con noi questo progetto, ti lascerei raccontare come mai Lissone Giordano è stato scelto come partner e soprattutto dirci qualcosa di più sulle scelte musicali. Mai come in questo periodo ci siamo resi conto di quanto il fare, il produrre beni materiali sia inscindibile dal produrre beni immateriali. Mai come in questo periodo abbiamo visto quanto ci sia bisogno di far camminare sullo stesso piano e parallelamente queste due facce della stessa medaglia che è l'uomo. Fare musica dentro una fabbrica, vicino a delle macchine, con delle mani dei musicisti, con degli strumenti costruiti dai musicisti, dai liutai, con la musica scritta nei secoli, cioè restituire un cosmo, cioè un ordine, dove ognuno fa la sua parte e tutti si contribuisce ad una civiltà, ad una umanità migliore. Partiremo con un primo appuntamento oggi. L'idea è quella del costruire la bellezza. In particolare suoneremo il quintetto di Mozart K581 per clarinetto ed archi. Perché abbiamo scelto questo brano? Perché è un brano che nasce in un momento particolare della vita di Mozart, pochi mesi prima della sua prematura scomparsa, e in un momento di estrema disperazione del musicista, abbandonato da tutti, povero, malato. Riesce a tirar fuori un capolavoro che ancora oggi ovviamente è una delle vette più alte della musica da camera. È un capolavoro dove non traspare minimamente questo sconforto, questa disperazione, dove al contrario c'è una solarità, un equilibrio, una serenità che ci porta, mentre lo ascoltiamo, in orizzonti luminosi, alti. È un messaggio che forse possiamo dire che la bellezza è qualcosa che può nascere in qualsiasi momento e che sta a noi tenerla sempre sotto controllo, proteggerla e conservarla e trasmetterla, credo. Davvero grazie Cecilia, perché sono parole intense che condividiamo in profondità e soprattutto queste distanze che ci hanno condannato in questi ultimi mesi di emergenza sanitaria al distacco. Cerchiamo di colmarle con il pensiero, con la musica, con le mani, con il cervello. E questo credo che sia lo spirito più importante di questa iniziativa, in cui il rumore dell'industria in qualche modo si acquieta per dare spazio alle note musicali. Qualcuno, usando un'espressione infelice, ha detto che di cultura non si vive o non si può mangiare. E noi crediamo che sia un cibo importante, sia un atto dell'uomo, un atto della genialità, della creatività umana, esattamente come il plasmare materia, dare forma a oggetti, farli trasformare in prodotto, perché se il fare manufatti non si unisce all'avere idee, probabilmente il nostro futuro anche di industria, di pensiero e di creatività italiana si impoverirebbe moltissimo. Quindi con questo auspicio, ovviamente, invito tutti i nostri amici a seguirci e ad accompagnarci nelle prossime domeniche.
Thank you.
Thank you.